Chiamo Marco, migliorare trasporti pubblici. Mi sentite? Sì. Sono rappresentante dell'Associazione Pendolari dei Trasporti Biellesi. Per cui ci stiamo lavorando a proposte di miglioramento dei trasporti, ma soprattutto di velocizzazione delle linee ferroviarie, di razionalizzazione delle linee sia ferroviarie che su autobus e soprattutto dell'integrazione tra treni e autobus, che in questo momento non funziona. Ci stiamo occupando anche di barriere architettoniche, probabilmente qualcuno di voi ha letto anche del disposto che abbiamo fatto l'altro giorno alla Commissione Europea, perché la nostra stazione di Biella è stata adeguata agli standard attuali, peccato che non rispetti nessuna delle norme europee, ma neanche nazionali architettoniche. Per cui noi stiamo semplicemente chiedendo alle amministrazioni regionali e locali di aiutarci a migliorare i trasporti, che è una cosa essenziale anche in vista dei tagli che sono stati fatti. Grazie. Allora, interventi, opzioni, prego. Io vengo da una grande città come Torino, dove finché ho vissuto Torino mi muovevo esclusivamente in pullman, perché quando ci sono alcune carenze anche lì ci si muove. Qua a Biella è impressionante, cioè io se non ho la macchina faccio fatica ad andare a lavorare, faccio fatica ad andare a prendere mia figlia, faccio fatica a fare un sacco di cose, quindi effettivamente trovo che in questa città ci sia una carenza di mezzi pubblici notevole. Altri interventi? Domanda? Noi in concreto come pensate di organizzare la questione? Come integrare un autobus e circolazione all'interno della città? Ok, prego, puoi rispondere. Allora, sulla prima domanda, concordo pienamente, ci vuole sicuramente più abitudine ad utilizzare i mezzi, però un esempio veloce è il peggiore, c'è una persona che da Pandorno a Chiavazza in macchina impiega 7 minuti per andare a lavorare, se deve prendere i mezzi deve prendere due autobus e impiega quasi 70 minuti. Sulla seconda domanda, la velocizzazione delle linee ferroviarie è la cosa principale, bisogna vedere gli orari, cadenzarli, fare un ragionamento sulle piccole stazioni poco utilizzate, perché secondo noi non viene la fermata, perché abbiamo bisogno di collegamenti su autobus alternativi ai treni. Dopodiché, rivisti gli orari dei treni, si rivedono gli orari degli autobus in modo tale che ci siano le coincidenze giuste. Chiaramente, in base ai dati dell'utenza, non semplici sondaggi, si possono rivedere le linee. Questo vuol dire mantenere le linee particolarmente frequentate e eliminare le altre, chiaramente facendo un ragionamento veramente di integrazione e di revisione degli orari. Scusate, è successo un imprevisto. Perché non si sotto il libro. Passato sotto il libro. No, non per posto. No, per posto. Preso il libro. Ma bene, chi è d'accordo con Marco, migliorare i trasporti pubblici, alzi la mano.